Presidente, la regione punta sempre più sul trasporto ferroviario. Nella nostra regione arriveranno a breve anche nuovi treni. Entro l'anno 3 treni Alstom nuovi, 18 milioni gara fatta, treni in produzione, in prossima consegna. Il potenziamento del servizio ferroviario passa anche attraverso un rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia per il servizio del TPL, del servizio per i pendolari, nel quale stiamo chiedendo di aumentare i chilometri a disposizione della nostra azienda da gestire direttamente, perché pensiamo che gestire direttamente un maggior numero di chilometri significa adeguare maggiormente il servizio ferroviario, le tratte, le fermate, gli orari alle esigenze dei cittadini abruzzesi, piuttosto che dover adeguare queste ultime alle esigenze di Trenitalia. Presidente, tua oggi è la festa della donna, è un'azienda sempre più rosa. Siamo su un treno rosa guidato da una macchinista donna, la prima nel centro Italia. La prima del centro Italia, viene dalla Liguria, come dire, un nuovo cittadino abruzzese grazie a questa opportunità di lavoro. Anche il capotreno è donna, ci sono donne giovani che hanno appena vinto il concorso, noi abbiamo fatto concorsi dopo tanti anni che non si facevano e c'è una buona percentuale di donne che entrano in ruoli che sono tradizionalmente appannaggio degli uomini. Quando si parla di pari opportunità lavorative e di nuove conquiste per le donne in settori professionali e lavorativi dove finora erano state escluse o marginalizzate, il trasporto pubblico, il trasporto in genere è uno di questi. Siamo abituati a pensare al camionista o al conducente di autobus o al macchinista dei treni, uomo, e invece ci sono anche le donne, aumentano di numero e noi su questo non dico che siamo all'avanguardia, ma siamo sicuramente al passo con i tempi e offriamo opportunità lavorative. Peraltro ci vantiamo del fatto che la nostra azienda in tutte le categorie professionali e in tutti i livelli lavorativi offre la stessa retribuzione a uomini e donne, e qui non esiste il problema, che pure esiste in molti campi lavorativi e molti luoghi, di avere una differenza di stipendio tra uomini e donne a parità di mansioni e di attività lavorativa. Grazie.